Sì? Ciao Fiorenzo, sono Riccardo. Ti disturbo ora o ti posso parlare qualche minuto? Dimmi, dimmi. Vorrei preparare un video su una mia composizione intersezionista, ovviamente. Ti sembra una pazzia? Mi Vabbè, fa tu. potresti ricordare che diavolo di roba è questo intersezionismo speculare? Credo che sia divertente frittura cerebrale. Si compongono brani formati esclusivamente dalle sigle latine, do, re, mi, eccetera, e anglosassoni, A, B, C, eccetera. Ad esempio, Ale, tu che gemi, bimba calda d'afa caduta. Aut, gemi, Geremia, Mila è mia. La sigla forma gli elementi armonici e melodici con cui giocare a comporre e do re mi do lare. Dico e gioco all'Eraclito. Mi curo forse d'essere compreso? Contra disappunti è una composizione intersezionista nata dagli epigrammi mulebri, che sono delle poesie, appunto, intersezioniste dell'amico Fiorenzo Bernasconi. Tre amici, e non quattro, al bar, si raccontano vicendevolmente le loro avventure amorose con altrettante donne. Nel racconto, gli amici sovrappongono le loro voci e le incrociano perché gli epigrammi hanno delle strutture musicali diverse, da due, tre o quattro battute. E così a ogni incrocio si combinano in maniera totalmente differente. L'episodio finale, particolare, è possibile immaginarlo come uno di questi amici che, tornando a casa da solo, continua a rimuginare sul suo amore, oppure su quello di un altro. Infatti, è da notare che nel racconto ogni tanto sembra che questi uomini si scambino le donne. Non si capisce se si tratti di un'imitazione del lamento da parte degli altri amici oppure siamo in presenza di un elemento chiaramente scabroso. Dopo il primo sfogo e i racconti, gli amici ovviamente continuano a bere e quello che accade è che a ogni bottiglia le dissonanze aumentano sempre più ed aumentano in modo direi aleatorio. Ma questa è un'altra storia, ve la racconterò nei prossimi video. Oh.